Sì, in effetti non è solo questa partita che devo fare i complimenti ai ragazzi, sono stati tutto l'anno impegnati veramente tantissimo, e hanno fatto tantissimi allenamenti, hanno sudato, si sono sacrificati e penso che poi i risultati si siano visti, non solo perché abbiamo pareggiato questa partita fuori casa a Fasano, che è un campo veramente complicatissimo in cui giocare, ma penso anche a tutte le altre partite, anche la semifinale. Sassari è stato complicatissimo vincere contro una squadra attrezzata, fortissima, quindi un po' tutto il percorso è stato veramente alla grande, in crescendo della squadra, e questa è la cosa di cui sono più contento e felice. Senti, hai una dedica particolare, speciale per questo secondo scudetto consecutivo? Ma la dedica a tutti noi che ci mettiamo passione, che lavoriamo ogni giorno per cercare di fare sempre meglio possibile, e alla società chiaramente che ci supporta, che ci dà sempre il massimo, che ci trasmette quella voglia di lottare, di sudare per la maglia che stasera ci è servita per lottare fino all'ultimo respiro, perché poi alla fine bisognava crederci stasera, e devo dire che questo è stato il segreto, ecco, della partita odierna. È brutto fare dei nomi, però ragazzi giovani come Possamai, come Saitta, come Moretti ti hanno dato, come De Caro ti hanno dato un quid in più. Sono molto molto felice di questo, perché hanno dimostrato che si vince di squadra, è importante avere una rosa completa, questi ragazzi hanno dimostrato che sono cresciuti durante l'anno, non è stato facile neanche per loro perché in certi momenti sono stati un po' sacrificati, loro forse all'inizio non capivano questo discorso che tendevo più a tutelare, a tenerli proprio per la parte finale del campionato dove potevano amalgamarsi, essere amalgamati di più con anche gli altri giocatori. Così è stato, sono molto felice per loro che hanno dimostrato tutto il loro valore. L'anno prossimo? Beh, adesso è un po' prematuro, però noi so già che la società c'è sempre, ci sta guardando attorno ovviamente, sappiamo tutti qualche voce di mercato, però sono certo che la società riuscirà a fare il massimo. Grazie. Ci sta, purtroppo penso che i ragazzi abbiano dato tutto, non ho niente da rimproverare a loro perché veramente anche oggi hanno dato tutto quello che avevano. Purtroppo una squadra deve vincere, probabilmente è giusto pure che abbiano vinto loro perché nelle due partite probabilmente hanno avuto qualcosa in più, però ripeto, complimenti a loro, però io sono comunque contento perché abbiamo lottato fino alla fine. Potevamo sicuramente, anche sull'ultima palla, potevamo fare qualcosa in più e quindi portare la partita a gara 3, però è andata così, va bene. Valuti questa stagione, no? L'anno passato c'è stato uno step importante, dopo una ricostruzione avete chiuso in crescendo la stagione e il campionato, la regular season senza playoff scudetto. Quest'anno un ulteriore step, avete chiuso in testa la regular season e siete andati ad un passo, ad un gol praticamente da gara 3 di finale scudetto. Ma io penso che veramente più forse non si poteva fare, perché sì, ok, questione di nulla, però giocare praticamente da metà stagione scorsa, rimanere in testa, perché alla fine della stagione comunque da un certo punto in poi siamo stati la squadra che ha fatto più punti in assoluto, se sommiamo la metà dello scorso anno e quello di quest'anno. Quindi tutta la stagione in testa, una parentesi negativa della Coppa Italia perché capita, ci sta, però ci siamo rialzati, una squadra giovanissima, un'età media di 22 anni, uno straniero. No, l'ho detto sempre che non mi interessano e no, senza Fovio e Stabellini recriminare sulle assenze, perché continuano a non recriminarle, perché ripeto, i ragazzi sono stati bravissimi, però sicuramente non siamo stati fortunati nonostante tutto, quindi una stagione così, non siamo stati fortunati, direi che c'è un piccolo credito da riscuotere. L'anno prossimo? L'anno prossimo penso che si riparta da una base importante, non tutti possono avere questa base da cui ripartire, quindi noi siamo contenti e fiduciosi, sicuramente cercheremo di, come abbiamo fatto l'anno scorso, di migliorare ancora la squadra senza mai stravolgerla, perché questo è l'unico modo per poter ottenere risultati importanti. Quindi questa è una squadra che ancora ha tanti margini di crescita, i ragazzi sono giovani,
e speriamo che il prossimo anno possiamo iniziarlo nella nuova struttura, quindi avere la possibilità, anche oggi è stato comunque un bello spettacolo, però in una struttura abbastanza piccola. Fortunatamente tutto è andato per il meglio e quindi questa città ha bisogno assolutamente di un palazzetto dello sport, anche perché se vogliamo dare più spettacolo a questo sport c'è bisogno anche di strutture adeguate.